Ciao, in questo video analizzeremo l'uso della funzione Animate Property. In Blender quasi ogni cosa è animabile tramite l'uso dei keyframes, ovvero dei punti di memorizzazione delle proprietà dell'oggetto nel tempo. In questo esempio andiamo a salvare il valore del campo volume della strip audio precedentemente selezionata. Posizioniamo il playhead nel punto desiderato e con il puntatore del mouse sopra il campo di cui vogliamo salvarne le proprietà premiamo il tasto I di Insert Keyframe. Il campo diventerà giallo e il relativo pulsante Animate Property si accenderà segnalando la memorizzazione dei dati. Spostiamo il cursore, modifichiamo il valore del campo Volume e questa volta invece di premere I premiamo il tasto Animate Property con lo stesso risultato. Per capire cosa è successo, sostituiamo la scheda File Browser con Graph Editor, premendo la scorciatoia Shift più F6, quando il puntatore del mouse risiede in tale finestra. Nel caso dovesse comparire l'Editor Type Driver, ripremere la scorciatoia Shift più F6. Premiamo il tasto A per selezionare tutti i keyframes, quindi il tasto punto per massimizzarne la vista. Noteremo che si sono creati dei nodi, ognuno di essi ha due maniglie che consentono di modificarne la curva. Facendo clic destro sul nodo, visualizziamo l'F-Curve Context Menu, dal quale possiamo scegliere la voce Handle Type o semplicemente possiamo premere il tasto V per poter scegliere un tipo diverso di maniglia tra quelli disponibili. Per spostare il nodo e quindi cambiarne la posizione nel tempo, una volta selezionato lo possiamo trascinare lungo l'asse X o asse del tempo o Y, l'asse relativo al valore. Premendo i tasti X o Y ne possiamo vincolare lo spostamento. In questo caso quindi stiamo variando il volume della strip audio dal volume 1 al volume 0,5 secondo la curva visualizzata e l'operazione verrà eseguita in modo automatico. Per cancellare un keyframe, dopo averlo selezionato, premere X o Canc e confermare. Per rimuovere tutti i keyframes, premere il tasto A per selezionarli, quindi X o Canc per rimuoverli. La stessa operazione è possibile direttamente dal campo animato, premendo il tasto destro del mouse e scegliendo Clear Keyframe. Nel caso di inserimenti multipli di keyframe, possiamo abilitare la funzione Auto Keying, che memorizza in automatico le variazioni che andremo ad apportare ad uno o più slider ai quali avremo abilitato la funzione Animate Property. Consiglio di disattivarlo una volta terminata l'operazione.